Ho visto Annabelle. Ho perfino parlato con lei. Sapeva della mia laurea e del mio lavoro da Lanzino. Te lo giuro, non l'ho sognato. Nora, tu non puoi averla vista. Infatti, lei aveva previsto che nessuno mi avrebbe creduto. Se Nora dovesse davvero rifiutare l'eredità, beh, a quel punto, chi farà l'offerta migliore avrà più possibilità. Bene. Allora, entro domani troverò un finanziamento. Grazie, Sophie. Io però non ti ho detto niente, d'accordo? Annabelle è viva. È qui a Falkenthal. Questa è l'ultima occasione che abbiamo per fermarla. Nora, smettila. Ne ho abbastanza delle tue menzogne. Sono disponibile a trattare con lei. E se alzerà ancora un po' la sua offerta, ecco, diciamo di 1 milione, credo proprio che il signor Grafenberg non riuscirà a reggere. Perché fai questo? Tu sei l'unica persona di cui mi importi. Io ti voglio bene. Ed è per questo che sono tornata. Puoi davvero vivere in questo modo, da sola, incompresa, senza amore? Vieni via con me. Sai che noi due ci apparteniamo. Lasciati tutto alle spalle. Spiegami per quale motivo dovrei venire con te. Tu hai distrutto la mia esistenza. Ne abbiamo già parlato. Tu hai voluto costituirti, tu hai deciso di testimoniare. Sì, volevo pagare per i crimini che avevo commesso e iniziare una nuova vita. E ti piace questa nuova vita? No! Ma se è così dura per me, la colpa è solamente tua. Io ti prometto che non sarà così per sempre. Perché devi lottare per avere l'amore di tuo padre? O servire ai tavoli? Non è una cosa adatta a te. Io sono l'unica persona che è sempre stata dalla tua parte. Sì, per un po' sono sparita. Non potevo mettermi in contatto con te. Frederick mi stava sempre addosso. Vorrei tanto che ti avesse presa. Ma ora tutti pensano che io sia morta. È la nostra occasione. Ho già preparato tutto. Che cosa ne dici di Vanuatu? Dovrebbe essere nell'Oceano Pacifico. Le persone che vivono lì sono le persone più felici del mondo. Ma possiamo anche andare da un'altra parte e non ci mancherà niente. Non stai dimenticando una cosa. Io potrei anche accettare la tua eredità e godermi la vita senza di te. Sì, è vero, potresti farlo. Il mio futuro è nelle tue mani. Questo non basta dimostrarti che sono sincera? Vuoi che i cinesi rialzino il prezzo solo per danneggiare Frederick? Se fanno l'offerta migliore. Se non sbaglio, avevi già detto di no ai cinesi. E invece adesso li chiami e dici che devono alzare l'offerta di 1 milione in modo che tu possa vendere a loro? Devo agire nell'interesse dei creditori. Ma che stai dicendo, Michael? Sai che cosa faranno i cinesi? Smantelleranno tutto e porteranno l'azienda chissà dove. E tu, così facendo, farai perdere il posto a 500 persone. Il mio lavoro consiste nell'ottenere la proposta migliore. Sono un curatore fallimentare, non faccio beneficenza. Non pensavo che saresti arrivato a tanto. Come scusa? Cerchi di evitare che Frederick si stabilisca qui per pura e semplice gelosia. È un comportamento ossessivo. Non è vero, non è così. E anche se fossi geloso, sarebbe una cosa Michael, che... Michael, ti ho già detto che ho preso una decisione e che ho scelto te. Quindi smettila di fare la guerra a Frederick e di conseguenza di portare l'azienda alla rovina. Sophie, dove stai andando? Non mangiamo insieme. Mi è completamente passato l'appetito. Nora è stata qui e il signor Van Biden l'ha davvero mandata via. Continuava a sostenere che la signora Grafenberg fosse ancora viva e che si trovasse a Falkenthal. E lui non ci ha visto più. Oh, povera Nora. Ha proprio bisogno d'aiuto. Mi sembra evidente che ha i nervi a pezzi.
La sua crisi è stata sicuramente causata dal testamento. Non è una cosa facile da mandare soprattutto giù. Soprattutto per Nora. Lei sperava che prima o poi sarebbe riuscita a provare la sua innocenza. La signora Graffenberg muore e lascia a sua figlia l'eredità di una criminale. Oh, eppure io non riesco ancora a credere che Nora abbia aiutato Annabelle perché potesse fuggire. Perché allora sarebbe venuta qui sostenendo che sua madre era ancora viva? Che cosa ha detto? Nora è venuta alla villa. Non sapevamo che fosse entrata. Quando l'avete vista? Pochi minuti fa. E ora dov'è? Oh, il signor Van Weyden. Suo padre l'ha messa alla porta con molta freddezza. Non può essere vero. Scusatemi. Mettiamo che accetti di venire con te. Che cosa dovrei fare? Prima di tutto accetta la tua eredità. Io non voglio avere niente di quello che era tuo. Dopodiché chiudi tutti i conti e vendi l'azienda il più presto possibile. So che ci sono delle buone offerte. E poi viviamo tutta la vita con una valigia piena di denaro? C'è un conto alle isole Cayman e l'ho intestato a nome Claire Kingsley. E chi è? Io non la conosco. Ma sei tu. Pazzesco, sembra vero. È come se lo fosse. Possono cercare Nora Van Weyden quanto vogliono, tu sarai al sicuro. Hai pensato a tutto, eh? Ho avuto 6 anni per potermi organizzare. Ma perché hai corso questo rischio nominandomi tua erede? Beh, mi è un po' difficile prelevare denaro da quando sono morta. E come mai sei sicura che non ti tradirò? 6 anni fa, tu mi hai puntato un'arma contro e non hai premuto il grilletto. In fondo al tuo cuore sai che qualcosa ci lega. Ammettilo, Nora. E ti sentirai meglio. Come riesci a leggermi dentro? Perché tu sei mia figlia. Va bene, lo farò. Vado da Sophie e accetto l'eredità. Ma non metterci troppo con la vendita dell'azienda, perché mi sto muovendo su un terreno pericoloso. Come posso contattarti? Presto mi farò sentire io. Nora è tornata qui? Lo hai già saputo. Ero nello studio, non potevo non sentire. Hai alzato un bel po' la voce. Trovarmela davanti mi ha davvero innervosito. Che cosa voleva? Voleva parlare di nuovo di Annabelle. Continua a sostenere che è ancora viva ed è assurdo. Ma non capisco a che cosa mira. Vuole continuare a fare la parte della vittima di Annabelle. E io che le avevo creduto. E volevo fidarmi di nuovo. Da quando è stato aperto il testamento non so più che cosa aspettarmi. Comunque, ho dato disposizioni che non la facciano più entrare. Quindi non dovrai più preoccuparti. È solo che... lascia stare. No, dimmi cosa c'è. So che è una sciocchezza. Ma se Nora dicesse la verità e Annabelle fosse ancora viva? Ecco di nuovo la Judith, che crede che tutti dicano sempre la verità. Mi trovi ingenua? No. Assolutamente no. Non c'è nessuno più lungimirante di te. Perciò ti amo. Ma tornando ad Annabelle, Nora ha avvisato anche la polizia. Però anche loro hanno detto che sicuramente è morta. Confesso che questo mi tranquillizza. Annabelle ha addirittura ucciso tua moglie Elena. Ho sempre avuto la sgradevole sensazione che un bel giorno potesse tornare e che... Non me l'avevi mai detto. Non volevo sembrare paranoica.
Quando si tratta di Annabelle non lo si è mai abbastanza. Però ora non dobbiamo più preoccuparci, perché lei non tornerà. Signora Wagner, mi scusi, è appena arrivato questo pacco per lei. Grazie, Katarina. Prego. Chi è che te lo manda? Non lo so, non c'è scritto il mittente. Sembra che Annabelle abbia creduto davvero che io sia d'accordo con lei. Ma devo essere comunque molto prudente. Forse in questo modo riuscirò finalmente a consegnarla alla polizia e a provare la mia innocenza riguardo alla sua fuga. In ogni caso, devo provarci. Sì? Sono io, Alexander. Vieni, entra. Va tutto bene, ho sentito che sei stata alla villa. Sì, è tutto a posto. Non posso crederci, non gli permetterò di trattarti così. Lascia stare, è stata colpa mia. Ora stai meglio? Sì, 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 davvero. Molto meglio. Mi dispiace di averti spaventato. Non l'hai fatto, ero soltanto preoccupato per te. Eri così agitata. Ero davvero sconvolta, ma adesso è tutto passato. Ho le idee più chiare. Bene. Non sei arrabbiata perché non ti ho creduto? No, certo che no. Comunque sia, non va bene che Richard ti tratti così. Ah, ti prego, non ne parliamo più. D'accordo. Ho avuto una giornata stressante e vorrei sdraiarmi. Va bene. Riposati un po'. Sì. E domani chiariremo tutto con Richard. Sì, domani. Ciao. Ciao. Come mai sei qui? Sono stata da Michael. E avete litigato. Scommetto che è stato per Frederick, vero? Indirettamente. Frederick ha fatto un'offerta per poter comprare l'azienda e adesso Michael sta cercando di alzare il prezzo per riuscire a venderla ai cinesi. È un curatore fallimentare e deve vendere al maggior offerente. Tom, lui aveva già detto di no ai cinesi. Voleva conservare i posti di lavoro e invece adesso... Già, è arrivata l'offerta di Frederick e ha cambiato idea. Ma ha paura che lui si stabilisca qui e che si riavvicini a te, o sbaglio? Sì, credo di sì. E questo non è vero? No, naturalmente no. Tra me e Frederick ormai è finita. È quello che pensavo di me e Costanze. A proposito, sbaglio o sta nascendo di nuovo qualcosa? Sì, si potrebbe dire così. E che cosa di preciso? Beh, è proprio questo il vero problema. Ma sta andando per il verso giusto. Vorrei poter dire lo stesso della mia relazione, ma... ho la netta sensazione che stia andando nella direzione sbagliata. Dai, su. Parla di nuovo con Michael. Io vado un attimo in bagno. Ciao, Frederick, sono Sophie. Devo parlarti. Sì, certo, si tratta dell'azienda. Ci sono dei problemi. Sì, va bene, ci vediamo alla casa galleggiante. Sarò lì tra poco. Forse ti sembrerà una pazzia, ma per un attimo ho pensato che... No, non mi sembra affatto una pazzia. Fino all'altro giorno con Annabelle anch'io pensavo sempre al peggio. Riconosci quella scrittura? Non so, tu? No, ma se lo apri sapremo di cosa si tratta. Devo chiedere al signor Adam di aprirlo? No, non ti azzardare, povero Ludwig. Aspetta, la lettera di tua zia Anna.
Non aveva scritto che ti avrebbe spedito alcune cose. La scrittura è la stessa. Oh, me ne ero completamente dimenticata. Sono proprio curioso di vedere che cosa ti ha mandato. Sei stata da lei quando eri incinta? Non ci può essere molta roba. Ho vissuto da lei solo qualche mese finché è nato Alexander. Su, forza, cosa aspetti? Non vedo l'ora di scoprire qualcosa di più sulla nascita di mio figlio. Hai detto che è sorto un problema? Sì. Michael ha chiesto agli investitori cinesi di superare la vostra offerta. Non può essere vero. Cioè sta cercando di alzare il prezzo. Vuole tagliarmi fuori. Quindi dovrete offrire di più. Così come curatore fallimentare dovrà assegnarla a voi. Ma come facciamo? Noi siamo al limite delle nostre possibilità. Lui sa che sei qui a parlare con noi. No. Ma naturalmente glielo dirò. Ho pensato che fosse giusto che voi lo sapeste. Nora ha già deciso se accettare o no l'eredità. No, ma se davvero volete salvare la Falkenthal, è necessario che vi sbrighiate. Michael non sarà entusiasta che tu ci abbia informati. Questo è un problema mio. L'ho fatto per il bene dell'azienda. Mi sta molto a cuore. A quanto pare la zia Anna ha conservato proprio tutto. Mi ha mandato queste cose perché va a vivere in una casa più piccola. Fatico a credere che Alexander entrasse qui dentro. Aspetta, aspetta, aspetta. C'è anche un album fotografico. Qui c'è una tua foto. Eri bella proprio come lo sei adesso. Qui ce n'è una di noi due. A giudicare dalla data dovevi essere già incinta, vero? Possibile, ma le guarderemo con calma in un altro momento. D'accordo, va bene. E questo cos'è? Ma è un diario. È una cosa molto privata. Non avrei mica pensato che lo avrei letto senza il tuo permesso. Anche se spero che prima o poi me ne leggerai qualche passo. Ma contiene appunti di poco conto. Quando Alexander ha preso il biberon o quando ha fatto i primi passi. A me interessa qualsiasi cosa. So talmente poco di mio figlio. È permesso? C'è qualcuno? Ho fatto la cosa giusta venendo qui. Frederick Grafenberg non mi vede affatto di buon occhio. Ma d'altro canto, su chi altro posso fare affidamento? Nessuno mi crede. Se c'è una persona che può aiutarmi... Cosa ci fa lei? Mi scusi. Ecco, vede, io devo parlarle. Si tratta dell'azienda? Ha deciso di accettare l'eredità? No, cioè sì, ma non sono qui per questo. Mi ascolti, per favore. Non molto tempo fa, lei ha detto di aver visto Annabella a Falkenthal. Cosa? Quando le ho mostrato il necrologio da Lanzino, lei ha detto che le era sembrato di aver visto Annabella per strada. Sì, ma forse mi sono sbagliato. Ma non è detto. Che cosa significa? Che forse non si è sbagliato, forse l'ha vista per davvero. Mi aveva detto che quando ho creduto di vederla era morta. Invece è viva. L'ho vista anch'io. Sono all'ottavo mese. Ancora qualche settimana e ci siamo. Ogni passo mi costa fatica. Il dottore è sicuro che sia un maschietto. Credo che lo chiamerò Alexander. Oggi ho pensato di nuovo a Richard. Come starà? Ho fatto la cosa giusta a lasciarlo. Ho fatto la cosa giusta a non dirgli che... Mi sta dicendo che quella di Annabelle era una messa in scena. Ha corrotto un medico per il certificato di morte. Ha fatto in modo che un notaio ci facesse pervenire il testamento e si è procurata un po' di cenere. Lo so che sembra folle. Sì.
Un piano così folle che solo Annabelle potrebbe averlo inscenato. Ne vuole un po'? No, grazie. Ma perché sarebbe stata così stupida da tornare qui? Solo a causa dei soldi. Dopo la sua fuga le hanno bloccato i conti, perciò mi ha lasciato tutto quanto. Vorrebbe sparire insieme a me. Però sta correndo un grosso rischio. Non ha altra scelta e crede di conoscermi bene. Allora? Se ne andrà con lei? Deve credermi. Io ho capito molto tempo fa che razza di donna è mia madre. Le ho solo fatto credere che sarei fuggita con lei, ma naturalmente non ho intenzione di farlo. Perché ha cercato me invece che la polizia? Perché è difficile credere che una persona ritenuta morta invece sia viva. La polizia non mi crede, mio padre non mi crede, Alex non mi crede, non mi crede nessuno. E perché io dovrei farlo? Lei ha cercato Annabelle per tantissimo tempo, la conosce meglio di chiunque altro, sa di cosa è capace. Non voglio più parlare di lei, per me è un capitolo chiuso. Per favore, pensi a che cosa ha fatto a suo padre quella donna. A che cosa ha fatto alla sua famiglia. A causa sua io ho perso mio figlio, mio padre mi ha ripudiata, ho trascorso 3 anni in carcere per qualcosa che non ho commesso. Forse è la nostra ultima possibilità per evitare che fugga. Allora? Ci hai riflettuto? Ah, ti riferisci... alla proposta di Lissi. Sì, certo. Vancouver deve essere una delle città più belle al mondo. E l'offerta di lavoro che ti ha fatto Lissi è sicuramente vantaggiosa. Sì, lo so, ma... vedi... Mike, io ci ho riflettuto bene. E credo proprio che tu dovresti accettare. Ma vorrebbe dire che devo andare a vivere in Canada. Un momento, che dobbiamo andare in Canada. Siamo sposati, ricordi? E la tua ricerca di un lavoro? Beh, posso cercarlo anche lì. È da tanto che vorrei andarci a farlo con te. Significherebbe realizzare un sogno. Ma così dovremmo lasciare i nostri amici e la nostra famiglia. Se conosco la mia famiglia, non vedranno l'ora di venire a trovarci. Soprattutto Costanze. E per quanto riguarda gli amici... anche Lissi e Robert lo sono. E sono a Vancouver. La fai davvero un po' troppo facile. Ma è facile. Andiamo là e iniziamo una nuova vita. Veniamo al punto. Sa dove si nasconde Annabelle? No, non me lo ha voluto dire. Spunta fuori dal nulla ed è sempre al corrente di tutto. È davvero inquietante. Già. Ho vissuto tutto questo per 6 anni. Quella donna è un fantasma. Devo prelevare tutto il denaro dai suoi conti e vendere l'azienda. Come la prenderemo se non sappiamo dove poterla trovare? Quando avrò sistemato tutto, dovremo partire insieme e ci daremo un appuntamento. Allora potremo prenderla. Lei sa che corre un grosso pericolo. Quando si ha a che fare con mia madre è sempre così. Lo so bene, ma non posso avvisare la polizia, non mi crederebbero. Però quando sapremo il luogo in cui Annabelle vuole incontrarsi con lei, dovremo informarla. Significa che mi aiuterà. In fondo l'ho vista anch'io e sono felice di sapere che non ho immaginato tutto. Bene. Allora informerò subito la signora Novak che intendo accettare la mia eredità. D'accordo? D'accordo. Riguardo alla vendita dell'azienda, mi farebbe piacere se lei non la vendesse ai cinesi, ma a me, anche se la somma sarà inferiore. Non si preoccupi. Grazie per il suo aiuto. Mamma? Sì, un attimo. Ciao. Ciao. Va tutto bene? Alexander, guarda, tua zia Anna ci ha mandato un po' di vecchie cose. Questo te lo ricordi?
Ad essere sincero, no, è bruttino. Qui ci sono altre cose tue. Il tuo primo body. Carino. Potrai usarlo per i tuoi figli. Voglio dire, quando sarà il momento? Mamma. Il giorno che avrai di nuovo una ragazza. Dopo Jessica non me ne hai presentate altre. Perché la zia Anna te le ha mandate? Sta cambiando casa e non ha molto posto. Come mai allora non siamo rimasti a vivere da lei? Quando sei nato la casa è diventata un po' stretta per tre persone. E poi abbiamo avuto delle divergenze. Per via di Richard? Lei voleva che io tornassi da lui, ma per me era fuori discussione. Avrai avuto i tuoi motivi. È stato tempo fa. Ora viviamo a Falkenthal e siamo una vera famiglia. Ed è meglio che il passato appartenga al passato. Finalmente qualcuno mi ha creduto. Avevo cominciato a pensare che non mi avrebbe aiutata nessuno. Invece ora Frederick è un mio alleato. A quanto sembra proviamo lo stesso risentimento per Annabella. Mi dispiace solo di non poter dire niente ad Alexander. Ma Frederick ha ragione. Meno persone sanno del nostro piano e più grande è la possibilità che Annabelle rimanga all'oscuro di tutto. Nora van Weyden. Ciao, Nora. Annabelle. Sei stata da Frederick, perché? Che cosa? Non provare a mentirmi, è inutile, lo so. L'ho solo visto per via dell'azienda. Tu mi avevi detto che dovevo venderla in fretta e lui è stato il primo a mostrare interesse. Proprio Frederick. Beh, fa lo stesso. Se la vuole ancora, che se la prenda. Credo che la cosa andrà in porto velocemente. Bene, ma non farti imbrogliare. No, certo che no. Mi faccio risentire domani. A domani, allora. Nora, mi scusi tanto se la disturbo a quest'ora. Nessun problema. Prego, entri pure. Cosa posso fare per lei? Io ho deciso di accettare la mia eredità. Adesso, nel cuore della notte? Vorrei avere il denaro al più presto, è possibile? Scusi, non aveva detto che intendeva rifiutarla? Ho cambiato idea. Capisco. Lo faccio per una giusta causa. Non mi deve nessuna spiegazione. Sono solo l'esecutrice testamentaria. Non ci vorrà molto tempo. Prego. Ho bisogno soltanto di tre firme. Qui. Sì. Qui. Mm-hmm. E qui. Bene. Così domani stesso potrò prelevare il denaro dai conti bloccati. L'azienda le appartiene già. Io ho intenzione di venderla. Ho capito. Allora conviene che si metta in contatto con il mio fidanzato, è il curatore fallimentare. So che ci sono già diverse offerte. Ho già preso una decisione. Voglio vendere l'azienda a Frederick Grafenberg. E se qualcuno offrisse di più? No, non ha importanza. Deve andare a Frederick Grafenberg. Bene, allora si metta in contatto con Michael appena può. Certo. La ringrazio molto, Sophie. Faccio solo il mio lavoro. Richard.
Sei tornato tardi? Sei ancora sveglia? Sì, avevo delle cose da fare in ufficio. Possiamo parlare? Se è necessario. Sì, penso che sia il caso. Tu e il signor Wong avete trovato un accordo sullo smembramento dell'azienda? Risparmia il tuo sarcasmo. Avevo dei buoni motivi per chiamarlo. Sì, la tua gelosia per Frederick Grafenberg. Tu sapevi benissimo che lui e i Becker non avrebbero potuto alzare l'offerta. E tu non avevi niente di meglio da fare che correre subito da loro a raccontargli tutto, vero? È vero, sono stata da loro. Ma l'ho fatto perché qui c'è in gioco molto di più della nostra relazione. Molte persone perderanno il posto di lavoro e solo a causa tua. E di te che mi dici? A te importa solo che Frederick rimanga qui, non è così? Ho parlato con lui e gli ho detto che è finita. E ti ho detto chiaramente che voglio avere te al mio fianco. Che cos'altro devo fare? Si può sapere? Comunque è inutile litigare. Nora ha appena accettato la sua eredità e inoltre ha deciso di vendere subito l'azienda a Frederick Grafenberg. Sarai stata tu a consigliarla. No, io non ho aperto bocca. Comunque non importa. Anche se rimani a Falkenthal non mi interessa. E ora dove vai? A dormire a casa mia. Probabilmente è meglio che resti nel mio appartamento. Buonanotte. Rickard, volevo vederti ancora una volta. Perché hai tradito il nostro amore? Saremmo potuti essere felici insieme. Ma tu volevi solo vendetta. Prima per Victoria e poi per Elena. Tutto quello che ho fatto l'ho fatto per te. E tu? Adesso hai un'altra. Perché non riesco a smettere di amarti? Alexander adesso è con me ed è veramente il più bel bambino del mondo. Anche se è ciò che pensa ogni mamma. Vorrei poter condividere la mia felicità con qualcuno. Ma con chi? Non ho nessuna intenzione di chiamare Rickard perché lui non lo dovrà mai sapere. Allora, dammi un buon motivo per rimanere a Falkenthal. Perché questo è il nostro mondo. Sappiamo come fare una dichiarazione dei redditi, sappiamo come funzionano le macchinette per i parcheggi, sappiamo come... Tu lo sai, come... vero, che Vancouver è in Canada e non su Marte? E tu lo sai che in Canada non si parla solamente l'inglese, ma anche il francese. Io il francese non lo so, e tu? E hanno un altro stile di vita, un'altra cultura. Allora, tu sai l'inglese, e non ci crederai, ma i canadesi... vivono in case di mattoni. Hanno la corrente, il televisore e vanno in discoteca proprio come noi. Ehi! Hey! Oh, siete qui? Eh già, ma non vi preoccupate. La vostra relazione non è un mistero. Storia, noi la chiamiamo storia. No, noi non la chiamiamo in nessun modo. Esatto, in nessun modo. Ah. D'accordo? D'accordo? D'accordo. Bene, noi andiamo in camera mia. Buonanotte. Quindi, dove eravamo rimasti? Stavo per dirti una cosa molto importante. Mike, io ti amo e voglio stare con te per il resto della mia vita.
Non importa dove, al Polo Nord, in Africa o in Canada. Insieme supereremo qualsiasi ostacolo. Va bene? Va bene. Significa sì? Sì. Andiamo in Canada? Sì, andiamo in Canada. Lei deve essere Judith. Finalmente ci conosciamo. Annabelle. Nora aveva ragione, non è morta. Non posso negarlo. Beh, peccato che lei mi abbia vista. Come è riuscita ad entrare? Io abitavo qui. Sono 6 anni che vivo in clandestinità e si impara ad aprire le porte. Perché è qui? Perché volevo dire addio a mio marito. Stia ferma dov'è? È così. Non c'è niente da fare. Non possiamo alzare l'offerta per l'azienda. Dovremmo riscattare ciò che abbiamo investito. Già, o chiedere un prestito con degli interessi mostruosi. Per quanto mi dispiaccia, non possiamo aiutare Frederick. Ma di sicuro capirà. Aveva detto che voleva parlare col signor Van Weyden per avere un prestito. Sì, speriamo solo che glielo conceda. Sarebbe l'ultima possibilità di tenere l'azienda a Falkenthal. Su, vieni, è tardi, andiamo a dormire. Sì. Ciao. Avevo visto bene, la luce è ancora accesa. Oh, Sebastian, Mike... Ma che ci fate qui a quest'ora? Abbiamo una cosa da festeggiare insieme a voi. Avete forse vinto alla lotteria? Sarebbe bello, ma non si tratta di questo. Non dirmi che sei incinta. No, anche se è la cosa che desideriamo di più. Però prima dobbiamo trovare una nuova casa. E la state cercando? Sì, in un certo senso. Ecco, Mike ha avuto un'offerta di lavoro e abbiamo deciso... di andare a vivere in Canada. Come, scusa? Hai detto in Canada? Cosa hai intenzione di fare? Vogliamo restare così tutta la notte? Niente affatto. Ora chiamo la polizia. Faccia pure. Ma Richard lo sa che di notte si aggira furtivamente per bruciare alcuni fogli che, se non mi sbaglio, provengono da un diario. Tenga giù le mani, la cosa non la riguarda. Ah, allora ho colpito nel segno. Lo rimetta giù immediatamente. Che cosa ci sarà di così scottante in questo diario? Da farla alzare di notte per distruggerlo. Se tutto va bene, domani avrò i soldi dei punti di Annabelle e della vendita dell'azienda. Speriamo che vada tutto bene. Annabelle è una donna pericolosa. Oh no, sarà lei. Avrà visto la luce accesa. Sì, chi è? Alexander. Ero nei paraggi e ho pensato di fare un salto. No, scusa, non è vero. Ero a casa, ma non riuscivo a darmi pace. Ho visto che c'era ancora la luce. Tienimi stretta, solo questo. Devo preoccuparmi? No, va tutto bene. Ho avuto la netta sensazione che mi nascondessi qualcosa. Ero soltanto un po' sconvolta. Perché credevo di aver visto Annabelle.
tutto qua. Se tu lo vuoi, stanotte rimango con te. No, non è una buona idea. Non voglio lasciarti da sola. Ma è vero, non è una buona idea. Davvero sorprendente. Bene. Ora chiamo la polizia. Così finirà nel posto che merita, in prigione. Dovrebbe pensarci molto bene. Non ha sempre voluto tutto questo? Una bella casa, un marito facoltoso. Poter frequentare l'alta società, non è soddisfatta? Sì, e allora? Vuole veramente giocarsi tutto? Non so di cosa stia parlando e non voglio più stare qui ad ascoltarla. Sta facendo un grosso errore. Ho una proposta. Ora lei mette giù quel telefono e Richard non verrà mai a sapere che Alexander non è suo figlio. È bello che due fratelli siano uniti, ma non devono anche vivere nella stessa casa. Dovrebbero farlo i fidanzati. È il momento di cominciare la vostra vita insieme. Annabelle è morta. Chieda alla polizia. Vuole solo avere i soldi il più velocemente possibile. No, signor Van Weyden. Stavolta Nora ha ragione. Anch'io ho visto Annabelle. Cos'è successo? Alexander, non lo sappiamo con esattezza. Annabelle è viva e pare che tenga in pugno Nora.